benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avrete letto dal titolo, sono qua per farvi il primo Vlogmas del 2022. Spero che il video vi piaccia, se sarà così come sempre lasciate un like, iscrivetevi al canale e se vi va seguitemi sui miei social che trovate sempre linkati giù nell'info box. Io direi di cominciare subito, prima però volevo dirvi che l'ho pubblicato oggi perché appunto io pubblico solitamente i video il mercoledì e essendo domani l'1 di dicembre ho pensato di anticipare appunto il primo Vlogmas. E per quanto riguarda i Vlogmas di quest'anno, nulla, io procederò tranquillamente con la pubblicazione dei video ogni domenica e a volte il mercoledì, sperando di riuscirci perché si sta avvicinando la sessione degli esami. Quindi, per quanto io voglia pubblicarvi un video al giorno oppure un video ogni due giorni, non riuscirei mai, già così mi è molto complicato. Vi ricordo, tra l'altro, oggi che state vedendo questo video è l'ultimo giorno che potete approfittare dell'offerta di Procis. Quindi, se volete fare regali, eccetera, oggi è il giorno giusto, perché c'è ancora il 60% di sconto su tutto il sito con il codice Last Chance Vale V, che appunto è il mio codice affiliato Vale V, che potete utilizzare sul loro sito tutto l'anno per il 10% di sconto, ma con questo Last Chance davanti, che quindi vi permette di avere un 60% di sconto sul sito. E secondo me è una cosa ottima perché hanno tantissime cose e quindi anche io magari per i regalini, non lo so, vedremo. E hanno appunto abbigliamento sportivo, nutrizione sportiva, accessori, cose tecnologiche, un po' di tutto in realtà, quindi ecco, insomma, secondo me lo conoscete già perché ve ne parlo tantissimo di Procis. Tra l'altro anche io ho fatto un ordine, quindi aspettatevi poi un vlogmas magari in cui vi faccio vedere. Comunque, oggi il primo vlogmas, ovviamente tradizione, andremo a montare l'alberello di Natale, quello piccolino, perché mi sembra un po' presto per fare ancora l'albero proprio grande tutti quanti, anche perché dobbiamo farlo tutti quanti insieme, quindi lo faremo forse l'8 di dicembre. E quindi vi faccio vedere il mio solito alberellino piccolino piccolino, che è questo qua, che è dentro questa scatola molto natalizia, e andremo a farlo insieme adesso. E quello che, per chi ha visto i vlogmas dello scorso anno, l'ho fatto anche lo scorso anno. E nulla, direi di cominciare subito con questo video. Tra l'altro sarà una specie di vlog del mio pomeriggio, in quanto sono tornata dall'uni prima, ho studiato un po' e poi ho deciso di registrare questo video. Nulla, volevo dirvi che ho già i capelli troppo lunghi, quindi per il mio compleanno andrò un po' a tagliarli e magari schiarirli un po', perché come vedete si stanno un po' scurendo. E volevo dirvi anche che ho cambiato gli orecchini, ora ve li faccio meglio vedere. Ora praticamente c'è questo punto luce che mi ha comprato Mami, e questi due non li ho cambiati, ho solo invertito le posizioni e non saprei dirvi dove li ho presi, questo qua in farmacia o questo qua una bancherella. Da questo lato abbiamo questo qua che è nuovo, e pure questo che è un punto luce, è nuovo, sono d'argento, almeno appunto non si è arrivato il momento di mettersi all'opera. Allora, questo, come ben sapete, andrà messo là. Ora lo vado ad appendere perché lo metto tutti gli anni là e solitamente lo dimentico tipo fino a fine dell'anno, poi lo rimetto, ma vabbè, l'ho avuto tipo fino a luglio forse. Anche se è già pieno di cose, noi lo andiamo ad appendere qua così, molto semplice. Allora, secondo me è un po' impolverato, ma non importa, noi iniziamo ad aprire i cosini. Mancano le canzoni di Natale, ma non posso metterle perché altrimenti mi mettono il copyright al video. Quindi sì, probabilmente voi le sentirete, ma io non le sto sentendo. Per quanto riguarda la stellina, questa l'ha fatta mia sorella, è di cartone. L'ho fatta molto carina e rimarrà qua ovviamente perché non ne ho altre.
pensavo di metterlo lì perché altrimenti qua mi dà fastidio, perché come vedete è sempre pienissima la scrivania e quindi andrò a spostare semplicemente queste cosine. Ora vedo un attimo dove metterle. Allora, questo qua è il risultato. È molto carino, ha solo la stellina storta. Ora la riattrezzo. Allora, carino, ho messo tipo questo cosino qua perché, boh, non lo so, ne avanzava e faceva il giretto così. Questo l'ho lasciato qua perché non c'era più spazio. E mancano le lucine, ma praticamente io le lucine le ho messe sulla sedia, cioè nel senso, guardate. Guardate che carina la mia sedia tutta con le lucine. È così dallo scorso anno, volevo solo dirvi questo. E nulla, metto magari della Patapix qua che si tiene su e fa questo effetto qua. Quindi niente, le lascerò qua perché ho solo queste, le altre sono troppo lunghe. E vado solo a nascondere questo cosino tipo qua sotto così, perché altrimenti mi fa un po' schifo, tipo così. Ah, questi qua erano i brand degli orecchini, quindi Damante credo che siano i punti luce, mentre questo qua era l'orecchino. Tra l'altro li vendono sfusi ed è stra carina sta cosa, perché io tipo tre buchi da una parte e due dall'altra, quindi da sempre uno sfuso. Ok, ora prendo questo cosino qua, fatto così, e lo vado ad appendere, non so dove. Guardate che carino, l'ho messo qui, l'ho appeso lì, perché mi piaceva l'idea di avere tipo un angolino natalizio e nulla, quindi questo è quanto, angolino nel senso perché anche le lucine sono qua, quindi è tutto qui e tipo nella postazione studio. Ora vado magari a riordinare un attimo qua la scrivania e metto una candelina, devo capire un attimo quale mettere perché vi faccio vedere tutte le mie candele. Ho questa qui che mi ha regalato una mia amica in Inghilterra, buonissima, ma è molto fresca. Questa qua che diciamo è un po' di quelle candele che metti in bagno quando ti fai, cioè quando ti lavi appunto, che anche questa è molto fresca al cocco. Però poi ho questa qui che è buonissima, però anche questa è un po' più fresca. La metterei anche in questo periodo perché, boh, mi sa anche d'inverno, però il problema è che è quasi finita, la dovrei ricomprare. E poi questa qua era la mia preferita, la vaniglia, ma è finita, ci ho messo dentro i bracciali. Io ho queste due, questa qui che è anche molto fresca e questa che ha la vaniglia, quindi mi sa che andrò a mettere questa qua, anche se devo dire non sa troppo di vaniglia, ci impiega un po' a uscire il sapore, cioè il, non so come, la fragranza, perché non lo so, in realtà era in offerta, l'avevo provata così, però è l'unica che secondo me ci sta in questo periodo, quindi credo che andrò a mettere questa qua sul mio super coaster molto carino che ho fatto io. E nulla, qua c'è l'accendino. La cosa che devo assolutamente fare è cambiare lo sfondo del mio computer. In questo caso Pinterest ci viene d'aiuto. Comunque sono solo io, oppure quest'anno non mi sembra per niente Natale. Cioè giuro, mi sembra proprio... Oh.
la patente qua dietro, che ridere, perché così ce l'ho sempre e non me la dimentico, perché sono una testa vuota. Date per la luce, è troppo blu. Comunque non ne voglio uno troppo pacioccato di sfondo, perché non mi piacciono, ne voglio uno molto semplice, chiaro, carino. Quindi magari questo qua. Sì, sì, trovato. Ok, guardate che carino, l'ho messo così e l'ho messo a mosaico. Dovete sapere che appunto si può mettere normale o così, in cui le immagini sono piccoline piccoline, e a me piace tantissimo in questo modo. Volevo anche poi cambiare le cartelle e metterle bianche, però è un po' complicata la situa, perché ho già provato e non sono mai riuscita. Quindi magari ora provo un attimo a farlo e intanto svuoto anche un po' la memoria del computer, anche se l'ho fatto già un po' ieri. Devo dire che non sono messa così male. E nulla, per quanto riguarda il telefono, anche, cioè, dovrei anche cambiare lo sfondo, perché questo qua è di quest'estate. Però vabbè, tra l'altro vi lascio nella i il What's on my iPhone, oddio, cos'è successo? Così vedete tutti quanti i miei sfondi, le app, eccetera. Come vi ho detto, siccome ci impiegavo poco a decorare la camera perché sono un alberellino da fare, questo sarà un po' un vlog della mia serata. Accendiamo la candelina sperando... Aiuto, no, io mi brucio. Come faccio ad accenderla? È laggiù in fondo. Così non va. Vabbè, ci ho provato. Se resteremo senza, mi spiace. E niente. Devo anche editare questo video, quindi magari ora inizio. Io lo scorso anno, a Natale, avevo preso su Lalalab le foto, tipo dell'anno, perché le avevo fatte stampare a fine dell'anno, tutte insieme, molto molto carine appunto, e ho fatto la stessa cosa quest'estate, a fine dell'estate, e qua dentro ci sono appunto tutte quante le foto dell'estate. E siccome è un'idea super carina, anche da regalare a qualcuno. Guardate che carine. Vabbè, cioè, questa della Grecia e questa qua dell'America e nulla. Comunque le ho fatte stampare perché è comunque bello avere stampate, diciamo, le foto più importanti. Le foto si possono sempre perdere se non le avete salvate su, per esempio, iCloud. Io le ho salvate su iCloud, ma ho già così lo spazio pieno. Perciò niente, non è una sponsor questa di Lalalab assolutamente, però siccome è un'idea carina per fare qualche pensierino. E guardate che carine, mi hanno pure dato gli sticker, non me li ricordavo. Devo tenerli fuori così li uso. E nulla, se volete un codice sconto, qua mi hanno dato un codice sconto, tipo, ve lo faccio vedere, ve lo inquadro, questo qui, e perché credo abbiate uno sconto di 5 euro probabilmente sull'ordine. Anche se in realtà costa strapoco, perché tipo queste scatoline credo costino 20 euro e hanno 50 foto, che comunque è ottima come cosa secondo me. E poi sono stracarine da avere appunto per tutti quanti gli anni. E io le tengo sotto l'alberellino di Natale appunto, che è sopra il cosino di Ikea che avete visto. Bene, ora sparirò perché devo editare il video e volevo anche spolverare il cavalletto perché fa veramente schifo, e la ring light, e cioè, vedete la polvere? Aiuto. Non mi doccio oggi perché mi sono docciata questa mattina, che sono andata in palestra, ho allenato gambe, infatti sono distrutta, però mi devo struccare appunto, quindi vi farò vedere la mia nuova skincare, perché praticamente dovete sapere che, ora vi dico, era da un po' che non facevo vlog, quindi ho un po' di cose da dirvi. Praticamente avevo un po' di brufoletti, allora sono andata, pensato che magari i prodottini che usavo non erano ottimi per la mia pelle, ed erano della The Ink List, qualcosa del genere, l'ho trovata anche da Sephora, è nuovo, e volevo provarlo. Comunque non erano ottimi, quindi sono andata da Ticotà, e la ragazza è stata super super carina, super gentile, e mi ha spiegato un po' bene tutto e mi ha consigliato due prodottini, che sono un detergente e una crema, che al momento stanno funzionando molto. Infatti mi sono scomparsi quasi del tutto i brufoletti, ne ho uno qua ma piccolino e uno qua sopra, perciò
ve li faccio vedere, ma ovviamente non comprateli, vi giuro, non fate la cavolata. Comprare le cose che vi consigliano gli altri, piuttosto davvero andate nel negozio e chiedete a qualcuno di esperto, secondo loro, che crema va bene per il vostro tipo di pelle, spiegandogli un po' magari qual è il vostro problema, diciamo. E niente, oppure in farmacia o da un dermatologo. Io ve le faccio vedere solo perché ci sto trovando bene. Sono ancora qua ad editare comunque. Questa sera, siccome questo video starà uscendo molto lungo, niente, mangerò cena e poi guarderò un film di Natale, siccome ne ho già visti una cosa come una ventina. Però sono sempre molto belli, quindi questo è quello che farò. Magari vi lascerò delle clip, ma non mi soffermerò più di tanto, perché altrimenti non riesco a finirlo entro domani questo video. Era il video, faccio la conclusione adesso perché so che poi mi dimenticherò, e spero che vi sia piaciuto. Commentate con il video che vorreste vedere la prossima volta sul mio canale, Vlogmas ovviamente, e non vi voglio un sacco di bene, noi ci vediamo prestissimo con un prossimo video, un bacione, ciao!